Sei pronto per la prova costume? Sì, di carnevale. Ciao a tutti e bentrovati nella nostra cucina virtuale. Oggi ragazzi un video che c'è. Se anche voi avete problemi di peso, come chiaramente li ha Ombretta e si vede nel video, proprio non entra nell'inquadratura. E allora siete qui nel posto giusto, è qui vero. Sul Memoria K, ragazzi, dove il sole splende sempre. Anche quando è nuvoloso. Anche quando maggio. È nuvoloso con il nuvoloso, allora, come oggi. Benissimo. Ragazzi miei, sto seguendo un regime dietetico più controllato, non ipocalorico, perché ho smesso di non mangiare, nel senso che ho smesso di fare le diete canoniche e mi sto rivolgendo a un'altra filosofia di pensiero. Che non è la preghiera e neanche il miracolo, ve lo neanche giuro. Neanche uso di stupefacenti. Neanche. Potrebbe, neanche. Sembrare, potrebbe sembrare. Però in tutto questo, nel bilanciare i nutrienti, sto optando anche per snack e merende più salutari. E allora, e così mi preparo da me molto spesso tutte quelle cose industriali, le preparo direttamente a casa. Brava. Una tra queste sono le barrette ai cereali, le tipiche barrette spezzafame da metà giornata o metà pomeriggio. Sapete quelle barrette che sembrano fatte di segatura? Proprio sembrano un truciolo del da mobile. Oggi non sapranno basta, più di segatura. Basta di truciolo. Un modo semplice e veloce per trasformare una banale confezione di buon muesli in tantissime barrette golose. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Benvenuti qui a una nuova puntata di Poti Toys. No. Oggi che cosa faremo? Barrette energetiche di cereali. Mi raccomando, queste sono buone per fare una merenda simpatica e sana, giusto e genuina. Per questa ricetta avremo bisogno di 400 grammi di muesli. Noi abbiamo questi della Cronfile. Brava. Presi alla Lidl, un muesli veramente molto buono con pezzetti di mele essiccati, vi faccio vedere. Eccoli qua. Uvetta sultanina e poi ha una base di fiocchi d'avena, mandorle e nocciole. Okay. Vi faccio vedere gli ingredienti e poi faccio fare tutto a Gabriele. Oggi vi lascio nelle sue manine sante. Guardate che belli ingredienti che ha questo muesli. Perfetto. Quindi, per questa ricetta ci vogliono 400 grammi. No, lo comprate? No, non ce ne vogliono. 400 grammi. No. Noi ne avevamo 400 grammi. Perfetto. Perché ne avevo mangiati un po'. E naturalmente potete andare tranquillamente ad occhio, adesso vi faremo vedere le consistenze. Tra l'altro il muesli io lo sto usando perché è molto buono e genuino questo, ma la composizione base potete farvela voi con un 70% di fiocchi d'avena oppure un 30% di avena, un 40% di farro, magari in fiocchi, poi della frutta secca messa a vostro piacimento. E quindi questa è una ricetta che voi dovete fare ad occhio, giusto? In base ai vostri gusti, se volete più o meno dolce, se volete più o meno muesli, e quindi se è una ricetta d'occhio non è consigliata ai pirati, soprattutto quelli che hanno una benda, giusto? bene. Allora, in questo caso abbiamo 400 grammi di muesli, poi un cucchiaio di miele, se lo volete dolcificato appena, se lo volete molto dolce abbondate. Noi lo vogliamo anche aromatizzato e quindi metteremo una spolverata di cannella. 200 grammi di acqua, che dovrete andare a mettere, non tutti, ma dovete andare a vedere in base a come viene la consistenza del muesli, comunque dell'impasto, perché deve venire legato ma non liquido. Benissimo. E poi taglieremo a coltello 30 delle mandorle e 70 grammi di pinoli. Sì, una parte di pinoli a coltello, però poi li lasceremo forse perché interi. Noi stiamo facendo una barretta apple pie, diciamo così, al gusto di mela, quindi al gusto torta di mela, però voi fatela del gusto che preferite. Quindi la prima cosa che andiamo a fare è triturare a coltello le mandorle. Ci Gabriele vediamo dopo. Con quel coltello mi fa una... Benissimo, triturati a coltello tutti i pinoli e tutte le mandorle. Inseriamo tutto questo bel composto dentro la nostra ciotola. Adesso aggiungiamo la cannella. Quanta cannella? Quindi dopo aver messo una vagonata di cannella, cosa dobbiamo aggiungere? Il miele? Ma perché lo chiedi a loro? Cosa aggiungiamo ora? Il miele? Il miele, aggiungiamo un bel cucchiaio di miele, uno o due a seconda del vostro gusto. Adesso devi aggiungere poco a poco quell'acqua, nel frattempo rimesti. Allora, tu aggiungi l'acqua. Nel frattempo io... Fermo. Ah. Ok. Quando capiamo
quando c'è abbastanza acqua, quindi quando dobbiamo fermarci? Lo chiederemo al nostro esperto. Ombri, quando dobbiamo fermarci? Quando il composto è fluido ma non acquoso. In questo caso come ti sembra? Ancora un po' troppo pastoso. Ancora troppo pastoso, quindi dobbiamo aggiungere un altro po' di acqua. Mi raccomando, se il vostro muesli richiede più acqua, dategliela, perché se no poi insomma Quando è pronto, quando è così un po' morbido, vedete, non è più, cioè si muove molto tipo sabbie mobili, non è più molto slegato. Quindi se avete esperienza di sabbie mobili potete farlo, se no no. Ok, e quindi ora che è pronto prendiamo una teglia col fondo basso, naturalmente. Una teglia bassa. Rivestitela di carta forno. Fatevi aiutare. Versate tutto il composto all'interno della teglia. Mi raccomando, movimenti schiaccianti. Distribuitelo bene, come non sto facendo io, tutta la carta, tutta la teglia. Facendone uno strato compatto e più o meno tutto della stessa altezza. Copriamo con della carta forno e con le mani praticate proprio una pressione, dapprima con le mani, così che si compatti tutto e che voi sentiate al tatto lo spessore che state creando, e poi con un fondo piatto, mi raccomando, comprimete il vostro muesli. Mi raccomando, la compressione è importante perché farà legare meglio il muesli e non vi si spicciolerà tra le mani. Giusto? Questo non è detto, ci speriamo. Noi ci speriamo, però c'è il legante miele, legante acqua e legante amido. Arrivati a questo punto, il nostro composto si presenterà così. Inforniamo a 160 gradi per 25-30 minuti, controllando forno ventilato, controllando sempre che non si bruci la superficie, casomai proteggiamola con la carta forno, ma sappiate che deve asciugarsi tutta l'acqua che abbiamo immesso e che quindi si crei il legame tra i componenti. In forno 160 gradi, parte mediana del forno, forno ventilato. 25-30 minuti. Ciao! Arrivati a questo punto, ho tirato fuori dal forno la mia lastra di muesli, oramai diventata compatta, e l'ho lasciata raffreddare leggermente, non del tutto però. La sposto e prima che diventi del tutto fredda, la taglio in barrette. Ora io le taglio, dopodiché se sono già belle croccanti a freddo le lascio stare, se invece sono ancora un po' mollicce, ma questo non ve lo faccio vedere perché lo scoprirò domani, se sono ancora un po' mollicce le reinforno per una seconda biscottatura, casomai le volto e le faccio essiccare bene anche dall'altra parte. E voilà! Adesso, fatto questo, faccio raffreddare le mie 2, 4, 6, 14 barrette da circa non so quanti grammi ciascuna. Ma ve lo scrivo qua. 40 grammi. Ve lo scrivo qua quante barrette. Vengono 14 barrette con la teglia IKEA, questa qui bassina. Vengono 14 barrette e la grammatura la leggete qui in fondo. Assaggiatele e vedrete che buone. Fatele raffreddare completamente, quindi valutate se reinserirle per altri 15 minuti in forno dall'altra parte oppure se sono pronte già così. Io le maneggio perché ho le mani naturalmente super pulite. Adesso vi lasciamo le foto del risultato finale e noi ci vediamo di là, che abbiamo ancora qualcosina da dirvi. Ciao! Ciao! Bene, avete visto? È semplice, basta prendere un pochettino di segatura, un po' di Vinavil, delle formine, non anche voi potete fare, per te. Potrete fare allora, le vostre cose.
rosa. Queste qua sono ottime alla segatura per le suocere, mi raccomando. Buonissime quelle bianche, fantastiche quelle al cioccolato. Fantastiche. Quelle al cioccolato sono di un goloso pazzesco, sono le mie preferite. Comunque potete anche riproporlo voi con dei semplici muesli che trovate in tutti i negozi bio, quindi controllati, o assemblarlo da solo con dei fiocchi d'avena, dei fiocchi di farro integrale, del cioccolato, noci, mandorle. Anche dei fiocchi di cotone. Metteteci quello che volete, Gabriele, io ti infornerò. Io ti infornerò. Anche dei cotton fioc. Bene ragazzi. C'è la stessa cosa. No? No, no. Mentre lui se la ride, noi andiamo di là in cucina a preparare il nostro sano snack. Ma già l'avevamo detto questo. Era la seconda parte. E già l'avevamo detto. Andiamo in cucina, li sto salutando. Mentre lui se ne ride, noi andiamo in cucina, tagliamo quel video e andiamo in cucina a preparare i nostri sanissimi spuntini. Bene, vi mando un grande bacio, vi mando Gabriele, chi lo vuole, chi lo vuole. E noi ci ritroviamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao, ciao.